Benvenuto Bruno a Senigallia, stiamo qua al Palazzetto Baviera in questa splendida cornice, come si dice generalmente in queste occasioni, per presentare il libro Dove crollano i sogni e siamo proprio con l'autore Bruno Morchio. Bruno Morchio, genovese, psicologo, psicoterapeuta, giallista, scrittore di noir. Bruno, raccontaci di questo libro. Ma questo libro è nato come reazione di pancia dopo il crollo del Ponte Morandi nell'agosto del 2018. Il Ponte Morandi è il famoso ponte dell'autostrada sul Polcevera che è stato poi ricostruito sul progetto di Renzo Piano e inaugurato l'agosto scorso. A me interessava raccontare diciamo gli effetti del trauma, perché sicuramente quel crollo è stato un trauma, e l'ho fatto andando indietro e quindi ripercorrendo una storia che si svolge sotto il ponte, cioè nel quartiere di Certosa, dove un gruppo di ragazzi che non lavorano e non studiano, con un'alta percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni della valle del Polcevera, quindi non fanno nulla, si ritrovano in mancanza di un futuro, di un progetto, di una possibilità di realizzazione, a trascorrere delle giornate vuote. L'unica che ha in qualche modo un sogno è la protagonista, che tra l'altro è la voce narrante ed è una ragazzina di 17 anni che andrà a compierne 18, che si chiama Ramona, detta Blondi, che non ha mai conosciuto il padre, la quale ha un sogno, e il sogno è quello di scappare, di andare in Costa Rica, dove immagina di potersi ricostruire la propria vita. E a questo sogno è disposta a sacrificare tutto e tutti, tant'è che poi il libro ha la struttura dei noir classici, cioè quelli di Kane, di Simenon, di Dardenne, di Malet, e non è tanto un romanzo d'indagine quanto un romanzo che segue il percorso che porta al crimine. Quindi una persona normale, diciamo relativamente normale, comunque non un criminale incallito, attraverso un proprio percorso arriva fino a consumare un crimine. Come ti sei trovato ad immergerti nella testa di una ragazza adolescente? Dunque, non è stato facilissimo, anche se io ho lavorato 30 anni in un consultorio familiare, quindi ho avuto a che fare moltissimo con adolescenti di periferia, quindi li conosco abbastanza bene. Non è stato facile anche sul piano linguistico, perché il problema era quello di riuscire a, essendo la voce narrante, tutto viene visto e raccontato da lei, quindi c'era anche il problema di adeguare la sintassi, il lessico a un linguaggio che in qualche modo potesse mimare un po' la parlata dei giovani di periferia. Ovviamente non avevo nessuna pretesa filologica, ci mancherebbe. Ho costruito una lingua artificiale, una lingua letteraria che tende un po' a riprodurre questo tipo di linguaggio. Non è stato facile, però non è stato neanche così difficile, perché Blondi è molto intelligente, e quindi questa sua intelligenza, che non è soltanto un'intelligenza di pancia, un'intelligenza istintiva, è anche quello, lei ha questa capacità di leggere quello che gli altri si aspettano da lei intuitivamente, ma è anche un'intelligenza che a volte dà luogo a pensieri più profondi sulla morte, sul suo tempo, sulla sua generazione,
sul futuro, sulla mamma, sulla sua storia. E quindi, insomma, mi ha prestato le parole per poterla raccontare. Quindi una giovane intelligente, una ragazza effettivamente molto brillante, che come diciamo, come tu hai sottolineato, molti giovani nella Valle del Polcevera passano facendo il perdigiorno, penso che si possa usare questo termine anche dal punto di vista filologico, che sarebbe intelligentissima. Quindi potrebbe essere un libro di denuncia su ci sono ragazzi che meritano delle opportunità ovunque, cioè non solo al centro città, ma proprio di andare a lavorare nelle periferie. Ma io credo che delle periferie ci si è dimenticati e invece bisogna assolutamente che soprattutto la sinistra riesca a recuperare un rapporto con quel mondo lì, perché è il suo mondo. La periferia è cambiata, soprattutto poi la Valle del Polcevera, che era un distretto industriale tra i più importanti della città, è diventata un'altra cosa, completamente riconoscibile, però lì comunque continua a vivere il popolo genovese col quale bisogna rapportarsi e soprattutto, a me interessava proprio scrivere un romanzo che guardasse no, non al passato, del quale si è parlato anche troppo, ma al futuro. È per questo che ho scelto di parlare di ragazzi giovani, sostanzialmente tra i 17, 18 e i 22, 23 anni, perché è su quelli che bisogna puntare, insomma. Qual è stata l'accoglienza del romanzo, specialmente nella città in cui comunque racconti al resto d'Italia uno spaccato su un territorio specifico con evidenti problemi che tu denunci? Ma l'accoglienza, sai, tieni conto che il romanzo è uscito proprio subito dopo il lockdown, quindi insomma probabilmente anche un po' patito di questo. Il romanzo è piaciuto molto, diciamo è forse quello negli ultimi anni che ha ricevuto anche le critiche più lusinghiere, più favorevoli. Adesso ha vinto anche un premio, che è il premio del Casinò di Sanremo. E la città, credo che qualcuno potrebbe anche essersi risentito, perché non è un romanzo, diciamo, leggero e neanche troppo edulcorato, insomma, racconta una realtà molto dura ed era quello che volevo. Sei uno scrittore seriale, Ci sarà un seguito. ci sarà Blondie, la ritroveremo?